Oddio, ho fatto l'ingrandimento mentre... Quando entri nella mia stanza è come entrare in un mondo totalmente magico, un mondo fantasy. E cerco di immedesimarmi al massimo in tutto quello che faccio, l'atmosfera, tutte le cose che sono nella mia stanza sono al posto giusto e mi danno quell'energia perfetta per poter creare la creazione perfetta, che poi perfetta non è mai, però piano piano mi ci avvicino a questa dannata perfezione. E voi? Buongiorno per il secondo episodio di Road to Abilmente volume 2, secondo volume, episodio 2, volume 2, quello che è, insomma. Noi siamo super eccitati, parlo di noi come me, Nina e Tonia, Angenia Creation, siamo super super contenti di partecipare a questa fiera, stiamo lavorando da matti e sono veramente contento di tutto quello che state scrivendo, ci state dando un sacco di forza e vi giuro che è importantissimo, perché noi sembriamo persone sicure, ma in realtà siamo tanto insicuri, sembriamo sempre pronti a tutto, ma in realtà non siamo pronti a tutto. Quindi, parlando di cose serie, oggi mi arriva la nuova stampante 3D più grande di quella che ho già. L'ho pagata un pochettino, però ne vale la pena e sto facendo delle cose bellissime sia per la fiera che per divertimento, per studiare sempre di più il mondo del 3D, sì, un messaggio. E quindi niente, parlando ancora, parleremo in questo video ovviamente anche della mia dieta, che sta andando abbastanza bene, ma sto avendo problemi di stomaco perché molto probabilmente, parlando di cose serie, sto cominciando ad avere o un'intolleranza al glutine. Sto dicendo una cosa seria, grazie. Ho un'intolleranza al glutine o sto diventando celiaco, ed è una cosa che accade lentamente, non è che succede da un giorno all'altro. Mi sto accorgendo che se mangio determinati tipi di cose con appunto grano, farina, diciamo quelle lì pesanti come quelle che sono nella pasta, nel pane, sto male e mi gonfio come una scrofa in giro per Roma che cerca nei cassonetti questo. Ancora non abbiamo le scrofe, i cinghiali qui in giro per Napoli, ma penso che presto arriveranno anche qui, perché li voglio, cioè, sono così carini. Vabbè, andiamo avanti, vediamo quello che succede questa settimana. Ma ti puoi fare il bidet in questo momento così catartico e magico mentre mi faccio una fenice? Cioè, mettiamo la faccia della fenice in faccia a Freya. Cioè, che poi non lo dico mai, io ho anche un bed and breakfast. Se volete venire a passare qui al cuore di Napoli, vi aspetto. E sto pulendo, sì, perché faccio anche le pulizie. Cenerella, Cenerella. Sento la voce di Nina e Federica che cantano la canzone di Cenerella. Comunque potete andare sulla pagina Instagram, Cuore di Napoli, e vedere com'è, perché non ve la faccio vedere adesso. Andate a dare un'occhiata e seguitemi. È arrivata la stampante nuova. Gigantesca. Il nuovo giorno di questa settimana del weekly vlog. Eh sì, un po' di raschietta c'è la mattina. E diamo il benvenuto alla mia Elegoo Saturn, un'altra stampante 3D molto più grande. E quindi adesso faccio tantissime cose in più. Mi velocizzerò per la fiera e sono troppo felice perché ci saranno tante cose. Poi sto facendo anche commissioni importanti per aziende grosse. Sto lavorando alla fenice grande perché ci saranno due fenici fatte a mano, una piccola e una grande. Voglio portare pezzi non troppo costosi in modo che tutti possiate acquistare qualcosa, e partirà tutto dai 20 euro a salire e non oltre chissà quanto, vi giuro, perché voglio che tutti prendiate qualcosa dal mio stand. E vi faccio vedere la fenice come sta avvenendo. La sto amando all'infinito, perché è la prima volta che la faccio in una posizione diversa, con la bocca aperta, con le ali aperte, l'amo. Allora, questa è quella piccolina che ho già fatto e lei è quella grande, cioè c'ha le ali aperte, manca ancora da fare la coda e
c'è, raga. È bellissima. È stupenda. Poi ho fatto una pietra di fuoco in fronte, di resina. Le zampotte, le ali, ci tengo tantissimo a fare il più perfetto e più precise possibili. Cioè, no, vabbè, adoro troppo. Siamo tornati con Nina qui a lavorare un attimino. Io non sto quasi facendo, cioè, oddio, ho finito di fare. Ragazzi, sta piovendo a Napoli dopo 4-5 mesi, vi giuro che a Napoli non ha piovuto manco un attimo in quest'estate. E c'è un attimo d'ansietta che mi salta la corrente e le stampe vanno a put, così. Comunque sta tonando da di brutto, c'ho l'ansia che se ne va tutto. E Nina che ha detto: Nina, cosa stai facendo? Stai facendo prendere vita ai tuoi sogni? Sì, sto dando vita e forma ai miei sogni. È forma, la forma mentis. Che devo creare? Io ho fatto la fenice, non l'avete vista? Cioè, ragazzi, cioè, ve la faccio vedere un attimo bene. Perché c'ha le piumette qui che sono tutte. Pium, pium. Ovviamente la cosplay non si distrugge niente. No, non si rompe. Adesso la cuciamo e poi la dipingerò. Nina è avuta la fame. Questo è così ci siamo ridotti. Con la camomilla Bonomelli. Chi si ricorda il video? Camomilla Bonomelli con la melatonina. Si ricorderà delle brutte scene. Quindi adesso penso a cosa creare, ve lo faccio sapere tra poco. Intanto mi bevo un po' di camomilla perché ho un mal di stomaco. Quando accadrà, ma non lo so, ma del tuo mondo parte farò. Guarda e vedrai che il sogno mio si avvererà. Questo è l'esaurimento durante le preparazioni di una fiera. Però Nina, ma sai che mi faccio rosso? Senti, infatti rosso. Io mi faccio giallo e faccio un grande. Perché noi non è che creiamo solamente, facciamo tutto insieme. Cioè, l'avete vista? Nina che sta qui, cioè, Nina parla. Sì, sto cercando di capire cose. Si capiscono cose, io faccio i piatti. Cioè, questa è la vita del creativo, no? C'è perché chi pensa e chi la vede. C'è chi pensa anche che sia facile la nostra vita, non so perché, però tutto a posto. Anche noi paghiamo bollette, paghiamo affitti, facciamo i piatti e facciamo anche cacca e pipì. C'è chi ci vede anche tipo come alieni che non vanno in bagno. Nina, tu vai in bagno? Ma sì, qua è talmente facile che il dolore di stomaco. Che diamine è questa? Faccio i piatti, faccio cuocere un attimo la fenice. Che ansia, raga. Cazzo, perché c'ho un... E c'è il naso? Sì. Questa è la resina che mi sta uccidendo, lo so. Ma come ti permetti a dire questo? Noi dobbiamo solo lavorare. Ma un giorno noi ce la faremo. Ad abilmente forse arriveremo. Sani di mente. Non lo so. Forse è così. Vabbè, io intanto sto creando il follettino. Voilà, tutto carino, tutto bellino. Ciao Nina, io sono il folletto viola. Ti immagini se parlano così? Carino se parlano. Oh, non lo so se... Sono l'unico fiorellino con il costruttore. Sì, ma io parlo così, forse, perché non lo so. Nina, da brava ricamatrice, sta rimacando. Nina rimaca, io folleggio. rimachiamo tutti insieme, dai, andiamo. Oh, molto carino. Allora,
qua dentro, ragazzi, c'è una novità assurda. Voi sapete che ogni anno io rinnovo i miei Pandragons e questa volta ho fatto una base di due grandezze. Faccio un po' come l'iPhone, l'iPhone 13 e l'iPhone 13 Pro. Ci sono due grandezze, una un po' più grande e una un po' più piccola, ma sono piccole entrambi e saranno le basi per i miei nuovi Pandragons che troverete abilmente 2021. 21? Sì, 21. Allora, io adesso si stanno finendo di curare nella lampada, stanno qui da un'oretta e andiamo a scoprirli insieme. Ta 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 ta. Allora, questa è la base grande, è come se fosse un uovo scavato in un tronco di albero, un albero molto spooky. Qui c'è la mia firma e li trovo, cioè sono venuti da Dio. No, per le basi così, raga, per me è diventato un sogno potermi fare quello che voglio grazie alle stampanti 3D. Cioè, li modello e faccio quello che voglio. Qui c'è il buco per il gancetto. Vediamo se riesco a metterli un po' più vicini. Perfetto, allora. Abbiamo un po' di licheni, di funghetti qui appesi, un buchetto nel tronco, un po' di ghirigori, di radici, eccetera, eccetera. E l'unica cosa, adesso c'è un dilemma. Ve li faccio vedere meglio. Qui, alla luce, c'è questo più piccolo. Qui ci saranno i miei draghetti che dormono qui dentro, dormono con gli occhi aperti, insomma quello che è, e sono appunto due misure come vi dicevo. E adesso c'è un grande dubbio, ne faccio alcuni colorati come appunto fossero appunto rami, ramificazioni varie, molto boscosa come situazione, o alcuni li faccio anche tipo colorati trasparenti. Vediamo un pochettino, magari chiedo a voi, vediamo se potete darmi una mano. Ovviamente qui in basso c'è un buchettino, lì ci andrà una piccola pietra colorata con una resina con un UV e io spero di riuscire a fare qualcosa di epico e di fare anche i draghi più belli del mondo qui, perché meritano proprio il tutto qui dentro, c'è spettacolo. Quindi voi li preferite trasparenti con un colore in trasparenza o li facciamo comunque realistici con l'effetto boscoso? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, mi raccomando, perché ci tengo tantissimo e sono totalmente in crisi. Ah, e su Instagram mi ho appena mostrato le due fenici pronte per abilmente, pronte insomma, si devono dipingere, però sono pronte, modellate e tutto, pronte per abilmente. Ovviamente ragazzi tutte in cosplay, che ve lo dico a fa, qui c'è il fil di ferro, possiamo piegarlo all'indietro e fare questa piuma, fargli fare quello che vogliamo. Cioè di viso è meravigliosa, guardate qua, mio Dio, sono troppo felice. E lei è piccolina, è una sorellina un po' più sfortunatella che la guarda. Potete prenderle sia in coppia che comunque singolarmente, abilmente. Nel frattempo mi è arrivato un pacco bellissimo da Gea Creations Creative Supplies. E niente, quindi questo facciamo un video a parte con gli stampi nuovi e con la resina. Pronti, partenza, via! Buongiornissimo, nuova giornata creativa che si aspetta. Sì. Allora, ho creato dei folletti nuovi che vi ho fatto vedere ieri, forse credo. Soprattutto mi sono fatta la barba, mi sono lavato perché mi avete visto col pigiama tipo per una settimana quasi. E non è tenda bellissimissimissimo, diciamocelo. Però sto a casa, non esco, spesa l'ho fatta, ciao. Niente, sto facendo, mi è venuto in mente di fare dei folletti un po' più grandi, grazie Claxon, di fare dei folletti un po' più grandi come sculture, come tributo e dedica alla comunità LGBT, perché non ho mai fatto una cosa del genere, siccome io poi supporto tantissimo, aiuto veramente le persone tantissimo a fare quello, anche con una parola, a sentirsi meglio, non perché sono un megalomane, perché vengono da me, evidentemente si trovano bene a parlare con me, quindi sto creando un follettino arcobaleno, è bellissimo, al momento è molto work in progress, devo dire la verità, però se vengono carini come penso saranno un bel tributo alla comunità e magari la loro adozione la devolverò in beneficenza quando li porterò in fiera abilmente, quindi speriamo bene, spero che piacciono. Cercherò di farne anche qualcuno portatile da poter appendere al collo piccolino. Tanto le stampanti vanno, stanno dietro lì, dietro il pannello, perché il sole non può andare direttamente sulla stampante, anche se hanno la cupola anti raggi UV, è sempre meglio non facendo il sole, però è sempre meglio stare sempre tutto aperto e spalancato. Siamo a Napoli, ci sono 30 gradi anche oggi, praticamente 28 ma percepiti 30,
e la creatività non manca, ragazzi. Sono super super eccitato e avete visto anche ieri sera, sono usciti i primi stampi dei nuovi Pandragons. Spero vi siano piaciuti, mi raccomando scrivetemi qua sotto, troppo ci tengo, fatemi sapere se li volete trasparenti o se li volete vedere anche magari boscosi, quindi dipinti in modo più boscoso. Vi avviso che un grillo è morto, se vi interessa, purtroppo l'orologio ciclo vitale è di 30-60 giorni, quello di 30 giorni proprio il 30° giorno, morto. Volevo toglierlo, un tempo di andare un attimo in bagno, se lo stavano annunciando i fratelli. Oggi è finalmente 1° ottobre e sul mio desktop comunque iniziano ad apparire zucchette. Vorrei tanto riuscire a creare qualcosa, un piccolo restock per tutti gli appassionati di Halloween prima della fine, ragazzi, ma non penso di farcela, o meglio, cioè, c'ho un mese, sono a quota, non so quante creazioni ho fatto, credo una cinquantina, credo, non lo so, quindi c'ho tanto da fare, tantissimo, ho veramente bisogno di tanto tempo, non penso di riuscire a fare nemmeno un pezzo, cioè veramente, mi dispiace tantissimo, ma purtroppo... Insieme alla fiera, vi ho detto, in questi weekly vlog ci sono messe tantissime altre cose. Vorrei tanto avere tipo 24 mani. E vabbè, vabbè, credo di aver utilizzato le nuvolette fatte col Pet Edition nella migliore maniera possibile. Abbiamo messo i due follettini dedicati alla LGBT community, che sono molto felice di presentare e portare ad abilmente. E ho fatto anche un altro cucciolino. Ciondolo e altri due viola. Amma faticato. Perfetto, a posto. Penso che il weekly vlog comincia a editarlo. Mancherà qualcosina, che vedevo fa vedere qualcosa. Non lo so, ci siamo divertiti? Sì, vi è piaciuto? Non lo so. Commentate e non lo so, lasciatemi qualche like, un commento, dubbi e domande. Fatemi sapere quei benedetti ciondoli Pandragons, se devo lasciarli trasparenti o farli colorati, vi prego. E sono in dubbio critico apocalittico. Da me dei folletti super arcobalenosi. A presto, ci vediamo la settimana prossima con il prossimo weekly vlog e tra qualche giorno con il prossimo video di scopriamo le creazioni con i nuovi stampi di Jack Creations e in collaborazione con Resin Pro. Ciao. Aspetta, ma sono già canzoni. Aspetta, perché sempre in moto, Cenerella, Cenerella senza soffitto, aggiunta. E cambia sfondo. Oddio, mi sa che mi stanno guardando dal balcone di fronte.